In una vallata ricca di varie colture, che si disperdono tra boschi e tanti laghetti, domina il fiume Jato, un corso lungo e tortuoso ai piedi del monte Jato. Qui si estende San Giuseppe Jato, anticamente chiamata San Giuseppe de Mortilli, per ricordare l'antica città che sorgeva sul monte. Nel lontano 1838 ci fu una frana che distrusse i 2/3 della valle, senza però causare vittime. Alcune famiglie, rimaste illese, ritornarono verso i paesi di origine. Altri, invece, si spostarono verso sud, ricostruendo la città, in un'altra contrada distante circa mezzo miglio da San Giuseppe de Mortilli. Un'antica leggenda narra che un certo Pirello piangeva giorno e notte disperato per aver perso tutto durante la funesta alluvione. E siccome in dialetto piangere si dice chianceri, allora la gente andava in giro dicendogli: "Chianci, Pireddu, chianci!" Di cui diverrebbe San Cipirello. Uno studio recente, invece, ad opera dell'ingegnere Gioacchino Nania, scomparso recentemente, spiega che il territorio dell'attuale San Cipirello, nel 1500, era un possedimento di un certo Pirello Sancio, nome d'origine spagnolo molto diffuso all'epoca. Un'altra ipotesi, sicuramente più attendibile rispetto all'antica leggenda. In seguito alla catastrofica alluvione, un decreto antico stabiliva che i disastrati potessero costruire nella nuova contrada le loro case. Ma la verità è che il sito venne messo a disposizione gratuitamente dalla principessa di Camporeale, Laura Acton Beccadelli. Nacque così il nuovo agglomerato urbano di San Cipirello, che divenne autonomo nel 1864, il quale necessitava di un disegno urbanistico. Da lì a poco il progetto venne realizzato prevedendo una città con quattro piazze, con fontane con i quattro canti della cittadina, abbelliti anch'essi da quattro fontane. Lo sviluppo urbanistico di San Cipirello mostra ancora oggi la traccia del disegno, o meglio la volontà di disegnare il paese come una piccola città ideale a pianta quadrata, con un reticolo ordinato di strade e piazze, con una struttura dominata dalla chiesa principale, l'attuale chiesa Maria Santissima Immacolata. Il progetto della nuova chiesa venne curato dall'architetto Fra Serafino, che volle dare imponenza e sacralità alla struttura, realizzandone una simile alla Basilica di San Francesco d'Assisi di Palermo. Il progetto venne poi seguito e ripreso dall'architetto Achille Viola, che curò la definizione del prospetto. Gli abitanti di San Cipirello vedevano così il piccolo centro crescere. Nel pianoro del Monte Jato fiorì la civiltà greca Iaitas, su un insediamento assai antico, le cui origini si fanno risalire comunemente alle popolazioni degli Sicano e Limi della Sicilia occidentale. Il periodo più florido fu quando si saldarono i rapporti tra gli indigeni abitanti sul Monte Jato e i greci, tant'è che quest'ultimi si stabilirono anch'essi nella valle. Dopo i Greci subentrarono i Romani, i quali annoverarono Ietas tra le città stipendiarie della Sicilia. Dopo l'età romana è attestata anche, seppur poco documentata, una fase di vita in età bizantina, a cui mise fine la conquista araba della Sicilia iniziata nell'827. Fonti storiche affermano che la presenza musulmana a Jato era molto forte, all'epoca abitata da 13.000 famiglie musulmane, poi in seguito distrutta ad opera dell'imperatore Federico II. Fondata intorno al primo millennio, la lontana Jato offre allo sguardo una stratificazione venuta alla luce dopo un'intensa e non ancora conclusa campagna di scavi. I reperti più antichi, risalenti all'età del ferro, attestano i contatti con il mondo greco. Ci sono frammenti di ceramica realizzati a mano senza tornio, tra cui spicca la ceramica piumata o ancora decorazione incisa e impressa. La difesa della città non richiedeva una cinta muraria completa, dato che i ripidi pendii rocciosi garantivano una protezione sufficiente. L'accesso odierno all'area archeologica coincide con l'antico ingresso orientale,
dove si sono finora identificate due ampie e ricche case a peristilio, dotate di pavimenti ed intonaci del tutto analoghi a quelli delle più note dimore del pianoro sommitale. Giunti alla sommità del monte, si entra nell'ampio spazio dell'Agorà, la piazza pubblica dove si svolgevano la vita civile e tutti gli affari per il governo della città. Si trattava di un'area aperta, 50 per 40 metri, pavimentata di lastre arenarie. La piazza era circondata da portici a due navate. Era composto dalla più antica sala del consiglio, da una stanza con un pavimento rosso e da un cortile a colonne. Qui si riuniva la boule della città. Sul lato ovest della piazza si presenta un insieme architettonico a pianta unitaria e consta di tre edifici: il portico, la retrostante seconda sala del consiglio e un tempio a podio. L'intero impianto venne realizzato nel secondo secolo avanti Cristo. A nord-ovest dell'Agorà troviamo l'antico teatro di Iaitas, che rispecchia da vicino il modello più famoso del suo tempo, il teatro di Dioniso di Atene, inaugurato da Licurgo intorno al 330 avanti Cristo. È largo circa 68 metri, dalle dimensioni della cavea risulta che c'erano in tutto 35 graninate disposte a semicerchio, con una capacità di circa 4.400 posti. L'edificio scenico, con i caratteristici parasceni laterali, è ben conservato. Essi racchiudevano il palcoscenico rialzato di poco rispetto all'orchestra. Si volle rimodernare l'antico teatro ormai centenario adottando le nuove esigenze della regia. Infatti un ultimo ampliamento dell'edificio scenico prevedeva la chiusura degli accessi e la costruzione di un corridoio rimasto incompiuto. Per quanto riguarda gli elementi decorativi, quattro strutture alte circa 2 metri, raffiguranti due menadi e due satiri, seguaci di Dioniso, dio del teatro, facevano parte della facciata originale dell'edificio scenico. Le statue, composte ciascuna di 3 blocchi di calcare, furono rinvenute nei livelli di crollo del teatro e in parte riadoperate in edifici di età medievale. Proseguendo verso ovest, troviamo l'edificio più antico. Risale al 550 avanti Cristo, noto come il tempio dedicato ad Afrodite, la cui caratteristica è la pianta ortogonale, la quale indica che si tratta di un edificio sacro. Sia le tecniche di costruzione che le pratiche di culto sono tipicamente greche. Il tempio accoglieva il simulacro della divinità, dove i sacrifici venivano celebrati all'aperto sull'altare. Sappiamo che i greci erano soliti gettare gli oggetti danneggiati in fosse votive all'interno del santuario. Di queste fosse votive ne furono trovate un paio, grazie alle quali è stato possibile ricostruirne la cultura materiale dell'epoca, come vasi, ossa di animali e moltissime lucerne in argilla grigia decorate a rilievo utilizzate dai partecipanti ai riti sacri che si tenevano durante la notte. Nello scavo effettuato nei quartieri residenziali della città si è scoperta la casa a peristilio, dimora signorile con un cortile accolonnato e una delle case greche più ampie finora note. Nella pianta della casa si contano in tutto, cortili compresi, 25 vani. Nella sala da bagno, dotata di un'anticamera e un ambiente di servizio, le pareti erano rivestite da intonaci bianchi e rossi, disponendo di un lavandino, un bagno e una vasca. L'approvvigionamento idrico era garantito da 2 cisterne a copertura ad archi. L'impianto disponeva di un raffinato sistema di riscaldamento dell'acqua che avveniva grazie ad un mantice collocato in una fossetta nell'ambiente di servizio immediatamente retrostante. I vani meridionali, che disponevano di ingressi autonomi, erano forse botteghe subaffittate, il cui utilizzo è stato chiarito da alcuni ritrovamenti. Vasche di pietra e pettini di ferro suggeriscono infatti che si trattasse di fullonica, tintorie dove si lavavano e ricoloravano tessuti nuovi ed usati. Nella prima metà del primo secolo d.C., la casa a peristilio, forse per un terremoto, crollò. Dopo questo crollo parziale, alcuni vani vennero ricostruiti al fine di riutilizzarli ancora per qualche tempo.
immerso tra i colli e le pianure di Contrada Perciana, l'Antiquarium di Case d'Alia offre la possibilità di accedere alla conoscenza del Parco Archeologico di Monteiato e conoscerne la cultura materiale, con particolare riferimento al periodo greco e romano. Edificato a fine Ottocento da un noto medico, è considerato un interessantissimo museo dell'antica città di Ietas. L'edificio è stato acquisito al demanio dei beni culturali della regione siciliana dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo. L'edificio attuale è frutto di un restauro condotto dalla Soprintendenza iniziato nel 2000 e conclusosi nel 2010. Terra di latifondo e di vigneti, la Valle dello Jato offre oggi prodotti di qualità. La produzione di vini locali ha avuto un notevole incremento nell'ambito di tutta una regionale promozione che è stata svolta di recente, sicché nel territorio operano diverse cantine vitivinicole che sono in grado di offrire una grande varietà di prodotti DOC, garantendone la qualità. Altra produzione di cui vantarsi è l'arte casearia, grazie all'antico mestiere dei pastori che continua a persistere. Sì, perché si fa ancora tesoro di un allevamento all'aria aperta, con gli animali al pascolo su prati ed erbai spontanei. La società di oggi, dunque, tende a valorizzare le arti e i mestieri di un tempo. Nel territorio jatino si osservano attualmente oggi tradizioni culturali che rivelano una forte relazione con le istanze tipiche di una civiltà agro-pastorale, come i mascheramenti rituali, i balli, i riti religiosi. Ancora oggi, la presenza delle tradizioni religiose va tradotta come l'esigenza di custodire e ricostruire una memoria culturale avvertita come affermazione di un territorio che ha voglia di rinascere. La nostra cultura ha una storia che profuma di dignità, ma soprattutto di sacrificio, e noi giovani dovremmo solo valorizzarla. Venite a scoprire la maestosità e la ricchezza di una storia che ci appartiene da più di 2000 anni e lasciatevi travolgere da una natura ancora intatta.